Bossi ha chiesto a Berlusconi di nominare commissario dell'emergenza il sindaco di Napoli e De Magistris da parte sua si dice ottimista, assicura che Napoli ce la farà a risolvere il problema. Sentiamo l'intervista che De Magistris ha rilasciato a Matteo Parlato. Noi punteremo ad una Napoli autonoma. Napoli autonoma significa appunto che dipenderà solo da noi e noi lo faremo ovviamente come lo stiamo facendo. Tener fuori quel tipo di ambienti. La camorra come l'andrangheta e la mafia sarebbero state già sconfitte da tempo se non avessero avuto i rapporti con la politica e con le istituzioni. Nel Mezzogiorno d'Italia quei rapporti sono stati molto stretti e anche questa, in questo è una rivoluzione quello che sta accadendo a Napoli, la rottura dei rapporti tra camorra e politica. Napoli in prospettiva ce la farà da solo, non può in 10 giorni essere autonomo da solo perché le leggi non te lo consentono. Noi siamo fiduciosi nella solidarietà. Nel governo anche ho trovato un ascolto che almeno a prima vista mi sembra leale del Ministro dell'Ambiente. Non posso credere che un veto nordista possa condizionare fortemente la salute anche dei cittadini napoletani. Comunque non possiamo dipendere dal governo, come non possiamo dipendere dalle eventuali inerzie per veti incrociati di chi siede in altri palazzi istituzionali. L'ho detto anche al prefetto, noi vogliamo la cooperazione, la cerchiamo fino in fondo, la stiamo cercando, ma ci prepariamo ad andare da soli, lavoriamo anche per quello, perché Napoli è una città grande, una città con grande orgoglio e confido nei cittadini napoletani che daranno una prova straordinaria nella raccolta differenziata nelle prossime settimane. Sbalordiremo l'Italia in questo per il protagonismo dei napoletani.